Caro Mario, anche se ti conosco appena e non conoscevo per niente tuo figlio, se non per fama, giusto per il negozio di telefonia, ho pensato di utilizzare la copertina del nostro TG per dirti che ti ammiro per tutto ciò che stai facendo, andando alla perenne ricerca di giustizia per quanto ti è stato tolto, per la tua caparbietà ed anche capacità comunicativa nel riuscire a coinvolgere altre persone estranee ai fatti di giustizia. Già, la giustizia. La invochiamo spesso anche per semplici azioni di vita quotidiana in una terra come la nostra, dove spesso invece diventa un optional per pochi. Allora sì, ti senti come un figlio di un dio minore. Figuriamoci per quelli come te, che la cercano per cose molto più gravi. Sono passati 4 anni dalla morte di Gianluca ed io ho pensato di scriverti proprio in questo giorno, questo anniversario, solo e soltanto per incoraggiarti a continuare questa tua lotta, perché qualche cosa all'orizzonte forse si sta muovendo e le tante firme raccolte per la certezza della pena, la fondazione e tutte le altre forme di lotta che hai attuato sono servite a scuotere le coscienze, spero di tanti. Ed ho scritto questa copertina anche per invitare chi non l'ha ancora fatto a firmare la tua petizione, a farlo, così come l'ho fatto io. Lo so, è solo una piccola goccia in un grande mare, ma è pur sempre una goccia. Adesso ti saluto, mi scuso intanto per averti dato del tu, istintivamente l'ho fatto anche altre volte. Giustizia per Gianluca e consentimi, per tutti quelli morti come lui.